Passiamo quindi ad Arclight per vedere le metodologie di calcolo dei valori caratteristici dei vani, dei locali e ovviamente del rapporto illuminante. Arclight è già attivo, attiviamo la barra, è in attesa di iniziare un progetto oppure di scegliere un progetto esistente, in questo caso scegliamo un progetto di base che ci può essere d'aiuto per spiegare le varie opzioni. È un progetto molto semplice, è un piccolo edificio. Vediamo un po' in 3D. Su dei piani, il secondo piano è mansardato. Torniamo alla pianta, quindi abbiamo la vista. Se vogliamo entrare un po' in più in dettaglio, vediamo poi il comando. Il comando che ci interessa è Roombook, che appartiene alla categoria degli strumenti di progettazione architettonica, quindi all'interno dello strumento architettura, Roombook, e questi sono i vari comandi attivabili. Quello che ci interessa in primis è il Roombook automatico. Automatico perché? Perché determina, basta un clic all'interno del vano stesso e automaticamente determina quello che è le sue caratteristiche. Ha un altro vantaggio che, essendo automatico, si linka, si collega agli elementi stessi, quindi le modifiche che eventualmente subisce nel frattempo, durante la progettazione, il progetto, il vano, perché magari un muro si sposta, una finestra si allarga, eccetera, eccetera, vengono recepite automaticamente dal Roombook stesso. E modificano ovviamente di conseguenza i valori. Quindi clicchiamo all'interno, appare direttamente quella che è la finestra di calcolo, mi mostra in anteprima quelli che sono i valori calcolati. Superficie, volume, superficie illuminante e così via, in base a quelle che sono le proprietà correnti del calcolo di Roombook. Proprietà correnti che possiamo ancora, siamo ancora all'interno della finestra, e quindi possiamo modificare o verificare. Partiamo dalla sezione che dovrebbe essere la più importante, quella legata alle normative, in questo caso normativa quella italiana, possiamo attivare normativa tedesca oppure austriaca, WiFi o la norma ITA. Vedete che ci sono delle opzioni. Se disattiviamo la ricerca automatica, le opzioni sono tutte adesso attivabili manualmente. Le prime due sono relative alla possibilità di aggiungere o togliere delle aree utente oltre a quella che ovviamente calcola in maniera automatica, perché magari ci sono delle aree accessorie che devono essere considerate componenti parte del vano stesso o da togliere al contrario. La terza opzione è relativa alle scale, in particolare alla valutazione o meno, se le scale devono essere considerate il sottoscala, scusate, la superficie sottoscala deve essere considerata superficie utile al calcolo e eventualmente il limite di intradosso oltre il quale, quindi sopra questo limite, la superficie proiettata di base viene considerata utile al calcolo. Quindi in questo caso, visto che non è attivata la sezione manuale, andrei a attivarla e indicherei, ad esempio, che sopra i 2,40 m la superficie da considerare utile al calcolo. Per quello che riguarda la quarta opzione, relativa alle porte illuminanti, all'interno del vano vi possono essere, come vi ho indicato, delle finestre, ma possono esserci anche delle porte che non necessariamente sono illuminanti, potrebbe essere una porta piena, e in questo caso quindi questa opzione consente di specificare, lo posso fare ora come lo posso fare in una fase successiva, se una o più porte che accedono al vano sono da considerare illuminanti nel calcolo stesso. L'ultima opzione è quella relativa alle colonne, l'eventuale ricerca manuale o automatica delle colonne, in questo caso manuale, quindi dovrò andare io a indicare le colonne che sono da considerare, da togliere nel calcolo della superficie. Passando alla sezione seconda, vediamo quella relativa al calcolo dei volumi. Il calcolo volume, in questo caso ad esempio 68 e 85, guardiamo bene questo valore, stiamo lavorando al piano intermedio, al piano terra in questo caso. Le opzioni sono sostanzialmente tre. Viene una quarta, ma in realtà è legata più che altro a ragioni di tipo energetico, quindi alla valutazione del volume comprensivo anche di una parte o di tutta la soletta. Partiamo da quelle che ci interessano. Il volume,
Queste tre opzioni mi consentono di definire qual è l'altezza, la geometria di limite del volume del vano. Se indico fino al solaio, significa che andrà a ricercare il solaio che accede a questo vano e il solaio determinerà quello che è il limite superiore. E fino al tetto significa che andrà a cercarsi il tetto e geometricamente il tetto è il limite del volume del mio vano. Il valore invece, questo valore qui, posso scrivere valore, indica, ad esempio, non so, 2,40, indica che indipendentemente da quella che è l'altezza del solaio o l'altezza del tetto, lui andrà a calcolare come altezza limite indicata. Notare che se il caso fosse un sottotetto, quindi non mansardato, il 2,40 significa che fino a una certa quota sarà il tetto che geometricamente determinerà il volume, oltre a una certa quota verrà spezzato e il limite sarà quello determinato dal valore indicato. Per quello che riguarda invece il valore limite inferiore, dobbiamo un attimo uscire da questa opzione perché in alcune normative vi è un'altezza minima, quindi ad esempio sotto 1,50 m non è la superficie non viene considerata utile. Questo tipo di valore non è indicato in questo caso all'interno di questo parametro, ma all'interno dei parametri generali, perché è l'altezza minima del vano. Nell'impostazione di entità, l'altezza minima del vano per la normativa italiana e possiamo indicare il valore, ad esempio 1,50 m, se è questo valore. Lo stesso valore in realtà per se avessi attivato la normativa DIN, lo posso impostare, si attiva solo nel caso in cui lavori con la normativa DIN. Ok. Torniamo al nostro runbook, quindi di nuovo qui. Eravamo al calcolo del volume. Abbiamo parlato di volume di limite massimo, abbiamo parlato di limite minimo. L'opzione inferiore è quella di poter aggiungere a quello che è il calcolo del volume dell'area chiamo netta, all'interno del volume netto all'interno del vano stesso, possiamo aggiungere anche il volume della soletta e indicare qual è lo spessore eventualmente totale oppure parziale della soletta da considerare. Questo più che altro per fini energetici in certe situazioni particolari. Torniamo al nostro valore. A notare, vedete un attimo, se noi diciamo solaio, in questo caso è 68 è già solaio, quindi non cambia, ma se avessimo tetto, lui va considera il tetto come suo limite, quindi taglia, diciamo, il mio piano, prosegue il piano superiore e mi va a determinare quello che è la geometria limitata dal tetto. Se mettessi 2,40, perché c'è un controsoffitto all'interno del mio vano e pur essendo il solaio 2,70, ma il mio controsoffitto è 2,40, posso indicare questo valore, quindi bloccarlo e ovviamente di conseguenza si cambia il valore, in questo caso solo quello del volume ovviamente. Torniamo al solaio che è il nostro caso di riferimento. Arriviamo ai valori iniziali, in realtà quelli che mi mostrava già all'inizio, abbiamo fatto solo una piccola scorsa su quelli che sono i valori collegati. Nella prima parte non ci interessa in questo caso perché è relativa alla zonizzazione. I singoli volumi del mio vano possono essere accorpati in cosiddette zone edificio. La zonizzazione in realtà può essere secondo diversi criteri per quello che riguarda l'illuminotecnica, per la sensazione d'uso, per distinguere ad esempio le zone corridoio rispetto alle zone occupate per altri scopi, per il raffrescamento, quindi termica estiva, termica e invernale per riscaldamento e acustica. Tutte queste zonizzazioni sono degli accorpamenti, ma siccome sono legati a regole diverse, gli accorpamenti in acustica sono diversi, ad esempio, dagli accorpamenti e dalle zonizzazioni di tipo termico-energetico. Però per adesso non ci interessa, magari sarà argomento di un successivo corso. Per quello che riguarda la tipologia del vano, vediamo un po'. Il nome vano indica la distinzione d'uso, il nome che appare all'inizio della tabella. Nome che posso andare a scegliere all'interno di una lista di quelle così predefinite,
Ce ne sono molti, ma poi è sempre possibile che non ci manchi quella che mi serve, quindi potrei scrivere sala lettura perché non c'era. Quindi questa è la sezione d'uso del vano, il secondo parametro è quello relativo alla superficie, con l'indicazione se la superficie è di tipo SU, superficie utile oppure non residenziale, è una prima classificazione. La terza, se attivata, solo se attivata, mi consente di stabilire, di indicare all'interno della tabella vano e del vano stesso la classificazione di abitabilità, quindi la classe A1, A1, eccetera, eccetera, per arrivare a tutte le altre classi. La terza sezione della finestra mi fa un riepilogo di quelli che sono i valori calcolati. In realtà sono di più di quelli che vediamo qui in anteprima. Mi mostra l'area netta, infatti è qui, il volume, la superficie illuminante, il rapporto illuminante, esprimibile in valore o quindi in frazione 0 punto eccetera, oppure in valore frazionale. Il perimetro, possiamo attivarlo o disattivarlo, l'altezza del vano, quindi l'altezza calcolata del vano. Questi valori, questi check di fianco, servono a indicare se io li voglio inserire come valori, quindi appariranno nella tabella oppure no, quindi se li tolgo non ci saranno nella tabella. Bene. La terza sezione è una sezione di tipo grafico, mi permette di indicare con un retino, quindi evidenziare con un retino con una colorazione che posso andare a scegliere se ovviamente devo attivarlo, scegliere il colore del retino, facciamo un colore un po' più tenue. Se voglio inserire un indice del vano, quindi un indice, un ABAC, un numero di riferimento, un riferimento alfanumerico. L'indicazione di un parametro legato a quelle che sono il pavimento, al solaio, indicare, sono valori sono testi in questo caso, se voglio indicare qualche parametro legato al materiale muro, al materiale del pavimento e al materiale solaio. Sono nella tabella, la tabella può diventare parlante, quindi anche su quelle che sono le caratteristiche della finitura del mio vano. Adesso disattiviamo questo. Sotto vediamo una serie di dettagli, e i dettagli sono relativi al vano che abbiamo selezionato e mi mostra in particolare le finestre. In questo caso, visto che non abbiamo detto nulla di particolare, in particolare non abbiamo specificato se le porte sono meno illuminanti, quindi la prima cosa che trova sono le finestre. Le finestre sono due in questo caso e mi mostra anche quali sono. Quindi vedete, io seleziono la finestra e mi dice questa è la finestra la prima e questa è la seconda. E mi consente eventualmente di accedere a quelli che sono, vi ricordate, i parametri di riduzione della superficie illuminante in conseguenza di aggetti o in conseguenza di altezza da terra. Per adesso non lo facciamo, manteniamo solo attivo il tastino verde per indicare una posizione della nostra tabella a mano. Indichiamo anche il valore dove vogliamo inserire la classe e abbiamo. Generalmente non si mette la colorazione l'ho attivata solo per mostrare che effettivamente ha riconosciuto questa come elemento. Ci siamo dimenticati però che questa porta è illuminante, quindi andiamo subito a vedere una variante. Se lo sapevo potevo farlo già dall'inizio, ma facciamolo questa volta come modifica, quindi un doppio clic all'interno del nostro vano, torniamo alle opzioni, disattiviamo come sempre per le opzioni automatiche, attiviamo come elemento in questo caso di modifica la specifica delle porte illuminanti e andiamo a indicare che non è questa la porta illuminante, ma questa è la porta illuminante. Se ne fossero altre andremo semplicemente ad andare a cliccare quali sono ulteriormente. Questo modifica ovviamente quelli che sono i parametri, in particolare ne modifica la superficie illuminante totale e all'interno degli elementi trovo più elementi. Per quello che riguarda la porta, quindi per la porta, possiamo
possiamo andare ad applicare la sottrazione C, di 60 centimetri, che in realtà possiamo andare a modificare se la normativa locale vi dà diversi indici di sottrazione o valori di sottrazione, potete modificarla a 50 centimetri, 45 centimetri, come può succedere. Questo attiva quindi la riduzione legata alla porta.